finita. Si fa tutto in pubblico. Si fanno vedere le tettine in pubblico. Si fanno vedere i culetti in pubblico. Io stesso ho fatto un servizio su Vanity tutta nuda. Ho fatto vedere il culetto e davanti ero tutta nuda con un cilindro. In allegato a Vanity c'era una gomma per cancellarlo. Poi ve la spiego domani questo. Ma siamo in un momento in cui è sparita davvero l'intimità. Dove pochi hanno voglia di mantenere un rapporto duraturo. È finito il gusto del privato. A te dopo ti dedico Luca era gay. Anche a te. Sì. Giusto? E visto che pochi hanno voglia di mantenere un rapporto duraturo, noi sappiamo che c'è qualcuno che invece ha voglia. I piccioni! Vorrei avere il becco per accontentarvi delle briciole. Concentrate molto attento, si va con la testa fra le nuvole. Capire i sentimenti quando nascono e quando muoiono. Perciò vorrei avere i sensi per sentire il pericolo, se tutti quanti lo sanno. Ma non paura che l'amore è un inganno. Oh, ce l'ha fatta mia nonna per 50 anni con mio nonno in campagna. Più o meno come fa un pizzone, lo so che è brutto un paragone, però mi prego l'emozione di dare fiducia a chi mi tira il pane. Più o meno come fa un pizzone, l'amore sopra il cortigione, mi stare vicino nei momenti di crisi, me lo trago quando me lo chiedi, dimmi che ci credi e che ti fidi. Verso del piccione? Davide, scusa, fatemi il verso del piccione. Non so fare. Sembra una quaglia presa da dietro. Fatela ancora. Avete provato tutti. Bello essere quaglia. Un giorno avevo il vento